Nell'età della pietra, molto prima dell'invenzione dell'agricoltura e della scoperta dell'allevamento di animali, che avverrà soltanto tra il 9000 e il 7000 avanti Cristo, i nostri progenitori erano impegnati quotidianamente da un problema vitale, il cibo. L'unica soluzione in quell'epoca era la raccolta dei vegetali commestibili che crescevano spontanei. Di sicuro, gran parte del tempo disponibile lo si impegnava nella ricerca costante di frutta, bacche, tuberi, radici. Si trattava di una ricerca soprattutto collettiva, certo per motivi di sicurezza, necessaria, ad esempio, quando ci si spingeva in territori poco conosciuti e infestati da animali feroci. Disseminata in piccoli gruppi, isolata, la minuscola popolazione della terra vagava per le foreste e le praterie, raccogliendo bacche e radici di piante spontanee, in una lotta incessante contro la fame. L'uomo tentava poi di integrare la raccolta con la caccia e la pesca. Due attività praticate con esiti spesso incerti, soprattutto ai primordi, da quando l'uomo fece la sua comparsa sulla terra. L'isolamento tra i gruppi e le insufficienti riserve di cibo rispetto al fabbisogno collettivo imponevano una divisione del lavoro su basi geografiche, sicché coloro che vivevano sui litorali o lungo i fiumi si specializzarono inevitabilmente nella pesca e quelli insediatisi all'interno nella caccia. La raccolta del cibo richiedeva una certa organizzazione nel gruppo. Il criterio più ovvio di divisione del lavoro fu quello basato sull'età e sul sesso. Agli anziani venivano assegnati compiti sedentari, come la preparazione del cibo, mentre i bambini venivano addestrati nella raccolta di frutta e di bacche. La divisione del lavoro in base al sesso derivava dal ruolo della donna di procreare e di allattare i figli. Una donna incinta o che allatta, e la maggior parte delle donne di allora erano costantemente nell'una o nell'altra condizione, non può certo partecipare validamente alla caccia, che era perciò riservata agli uomini. Questo non impediva tuttavia che alle donne fosse assegnata una quota di lavoro fisico uguale e persino maggiore. Quando i cacciatori impararono ad usare strumenti di osso e di pietra, qualcuno di essi si dimostrò particolarmente abile nel fabbricarli, riuscendo a produrre più lame di coltello o punte di frecce di quante ne potesse utilizzare. È probabile che in quel momento nacque l'idea del baratto. Chi possedeva un sovrappiù di punte non utilizzate le scambiava con colui che aveva avuto maggior fortuna o che magari era più abile nella caccia, procurandosi così più cibo di quanto ne servisse per sé e per la propria famiglia. Questi strumenti contundenti di pietra e di osso si possono datare in un arco di tempo che va da prima degli 80.000 anni fa, il paleolitico inferiore, fino a 35.000 anni fa, paleolitico medio. Si tratta di mazze, amigdale, amigdale bifacciali, chopper, tutti reperti esposti al Museo Preistorico Etnografico Pigorini di Roma. Accanto alla divisione del lavoro, le società cacciatrici dell'età della pietra richiedevano una forma di organizzazione del lavoro stesso, sia per l'attività di raccolta di cibo, sia per la caccia o altro.
La caccia alla piccola selvaggina, ad esempio, poteva essere esercitata individualmente. Quando invece il cacciatore, sia per procurarsi una maggiore quantità di cibo, sia per difesa, rivolse la propria attenzione ad animali più grossi, si rese conto che per riuscire nell'impresa era necessario l'aiuto di altri cacciatori. Siamo di fronte alla prima attività di gruppo coordinata, alla prima forma di cooperazione, anche perché tale tipo di caccia presume necessariamente dei capi. Qualcuno, forse più intraprendente, si assunse l'onere di organizzare e distribuire i compiti, dividendo l'intero progetto in tante attività collegate e necessarie le une alle altre. Abbiamo già detto che con la caccia l'uomo si procurava solo la minor parte di cibo necessario. Verso la fine del Neolitico, o più esattamente nel Proto-Neolitico, dal 9000 al 7000 a.C., l'antichissimo rapporto dell'uomo con la natura subì un radicale cambiamento con l'invenzione dell'agricoltura. E secondo la tradizionale divisione del lavoro, con gli uomini che cacciavano e le donne che raccoglievano radici e frutta, l'agricoltura fu molto probabilmente scoperta dalla donna. Spettava a lei, infatti, rimanendo a casa, il compito di manipolare i semi che crescevano spontanei intorno alle abitazioni e quelli che riportavano i raccoglitori. La prima grande scoperta fu la coltivazione del grano e dell'orzo che nella zona anatolica cresceva già allo stato naturale. La donna scoprì che mettendo nella terra i semi delle varie piante ne crescevano di nuove. Si rese conto che si potevano scegliere i semi migliori per avere piante più rigogliose. Si accorse anche che l'incrocio casuale di varietà diverse produceva grani assai più grossi di quelli provenienti dalle piante selvatiche. È quindi la donna che compie quei capolavori di selezione e di incrocio che trasformano le specie selvatiche in varietà domestiche prolifiche e nutrientissime. Dapprima in uno spazio relativamente limitato, poco meno di 2000 chilometri, in una zona che spaziava dall'Iran occidentale alla Grecia, comprendente la Siria, il Libano, la Giordania, Israele e l'altipiano dell'Anatolia in Turchia, e solo più tardi, in Europa, l'uomo si rese indipendente dalla natura entro certi limiti. Per la prima volta, usando la propria inventiva e la propria abilità, l'uomo poteva produrre qualcosa di più di quello che la natura gli dava spontaneamente. Ora poteva arare, piantare, seminare e raccogliere. Era in grado dunque non solo di soddisfare regolarmente le proprie necessità alimentari, ma di accumulare il cibo in sovrappiù per nutrire gli artigiani, che potevano così dedicare tutto il loro tempo a fabbricare utensili e terraglie. Così la produzione si arricchì di oggetti più perfezionati e quindi più utili, di contenitori più specifici e curati e di conseguenza più belli, come questi custoditi al Pigorini di Roma, a Vraka in Bulgaria e al Museo delle Civiltà Anatoliche di Ankara. L'artigiano poteva esprimere con più tranquillità il proprio spirito creativo e talvolta l'artigiano diventò artista. Un'altra scoperta fondamentale fu l'allevamento, come testimoniano pitture rupestri rinvenute in molte località dell'Africa, dell'Europa e dell'Asia. Nell'Iraq settentrionale le pecore venivano addomesticate già nel nono millennio, i porci e il bestiame in genere intorno al 6000 a.C. Nacquero così ulteriori risorse nutritive, latte e maggiore disponibilità di carne che migliorarono la qualità della vita umana. Grazie ad una maggiore regolarità nell'approvvigionamento del cibo, l'uomo poté così passare dalla vita nomade a quella sedentaria, cominciando a costruire villaggi e città permanenti. Queste incisioni rupestri della Val Camonica, relativamente recenti, risalenti all'età del ferro, raffiguranti abitazioni stabili, rendono bene l'idea.
Ci fu un intervallo di 2-3 mila anni prima che avvenisse un'altra scoperta di primaria importanza, la ceramica. Tale scoperta doveva rappresentare nella storia dell'umanità una tappa fondamentale che avrebbe cambiato le abitudini e l'economia dell'uomo preistorico, permettendo di immagazzinare i viveri. Le donne intrecciavano canestri e modellavano i primi vasi di terracotta, come scrive l'antropologa Ida Magli. Oltre all'agricoltura, dunque, anche la ceramica si deve alle donne. Alle armi e agli utensili del cacciatore si affiancano così strumenti di invenzione femminile. Si deve soprattutto ai contenitori stabili, se la tecnologia dei villaggi neolitici superò tutte le culture precedenti, al punto che ancora oggi usiamo molti dei loro metodi, dei loro materiali e delle loro forme. Così scrive ancora Ida Magli. Con l'arte della ceramica, che rappresentò la prima invenzione tecnica, si aprì una prospettiva che condurrà alla comprensione dei processi chimici. A dire il vero, costruire un vaso fu un supremo esempio di creazione da parte dell'uomo.